Bergamo sugli sci, il contenitore dello sci bergamasco prodotto in collaborazione con Fisi Bergamo. Oggi siamo a Selvino, una splendida giornata di sole, in programma uno slalom speciale dedicato al Children organizzato dallo Sci Club Zogno e poi andremo a Gromo dove c'è una gara del circuito provinciale di fondo. Siamo con Mino Tassis, presidente dello Sci Club Zogno, organizzatore di questo bellissimo slalom dedicato ai children a Selvino. Com'è andata, Mino? Una bellissima gara. Ecco, la parola giusta hai detto bellissimo, bellissimo, grazie a Selvino, devo ringraziarlo di cuore perché abbiamo sistemato una pista con le temperature che c'erano, che è veramente tanto lavoro e tanta professionalità. Dunque ringrazio di cuore lo Sci Club Selvino, noi ci siamo adoperati per portare qua la gara, è ben riuscita. È veramente una buona manifestazione, abbiamo visto un buon livello, siamo veramente contenti. Un buon livello, infatti gli atleti che sono distinti, hanno scelto veramente molto bene. Sì, 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 questa pista qua è una pista molto tecnica, è fondamentale sciar bene, fondamentale sciar bene. E sì, si vede che abbiamo tanti ragazzi in Bergamasca che comunque stanno arrivando a un buon livello, questo ne siamo felici. Buon lavoro anche dello Sci Club Zogno che fino adesso nella categoria Children ha cominciato da poco ma ha dei bravi atleti, no? Sì, piano piano stiamo arrivando, insomma un po' dura, ma piano piano non molliamo di sicuro. È andata bene l'altro giorno, oggi un po' meno, insomma nello slalom sappiamo che rischio c'è, ma teniamo duro e andiamo avanti. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Grazie a tutti voi, ciao. Eccoci con la coppia dello Sci Club Orobie, primo e secondo sono Gabriele Lenuzza e Alessandro Bombardieri, vi siete invertiti le posizioni sul podio, la prima manche era primo uno poi l'altro, com'è andata questa gara? No, è stata una gara bella, la pista ha tenuto bene, tracciatura non troppo difficile da rispettare e è stata divertente. Alessandro, 10 centesimi che bruciano. Esatto. Come hai fatto? Come mai non sei riuscito a stargli davanti a sto Gabriele? Ma ho fatto un piccolo errore che mi è costata la vittoria, però sono contento del risultato. Ottimo, e adesso? Prossime gare? A Santa, super. Speriamo di fare un bel risultato tutti e due. Speriamo bene. Ma stavolta li stagli davanti però. Va bene. Gabriele, cosa dici te? Oh, spero che anche lì la neve sia bella, si vada veloci e ci si possa divertire. E il vostro allenatore cosa vi ha detto alla fine della gara? Ricordiamo come si chiama il vostro allenatore. Abbiamo due allenatori, Marco Zenoni e Emilio Bellinghieri. Ci hanno fatto i complimenti, nulla di che da dire. Alessandro, cosa dici tu? No, mi hanno detto che ho fatto bene a tenere un po' perché dovevo portare a casa dei punti fondamentali per la qualifica dei regionali. Ottimo, grazie mille e complimenti ragazzi. Grazie a lei. Ciao. Qui a Selvino una splendida giornata di sole, un bellissimo slalom spettacolare. Andiamo a vedere se è altrettanto bello il tempo a Gromo per il fondo dove ci sono Fausto e Diego. Presidente, una bellissima giornata di sport oggi. Sì, per fortuna sì, tempo aiuta, la neve è tantissima ancora qui agli spiazzi, i bambini, i ragazzini si stanno divertendo un sacco e si vede l'entusiasmo e questa è una bella cosa in questo momento. Una gara provinciale ma che a guardare il numero sembra quasi più regionale. Sì, col discorso che ci sono in giro poche gare la gente, cioè gli atleti si dirottano dove è possibile gareggiare, quindi qui oggi veramente più di 200 concorrenti, è stato fatto tutto nel rispetto delle regole e quindi tutto a posto insomma. A inizio gara si parlava che a Fisi Bergamo, i comitati e soprattutto anche gli sci club ce la mettono tutta per organizzare manifestazioni di spessore. Sì, grande merito ai club sia del fondo sia dell'alpino, dello snowboard, insomma tutti hanno fatto di più di quello che si potesse pensare per riuscire a organizzare gare
allenamenti, eccetera. In un anno che è inutile ripeterlo, è quello che è, insomma. Si si avvicina a un importante evento, i campionati italiani di Schilpario, dove ci saranno tantissimi ragazzi, gli under 14 saranno i protagonisti. Dopo il grande successo di Clusone, anche lì ci sarà un successo garantito. Sì, sappiamo che Schilpario si presta benissimo a eventi di grande livello, c'è ancora tantissima neve, quindi da quel punto di vista lì non ci sono preoccupazioni. E poi sappiamo benissimo lo Sci Club Schilpario quanto è capace di organizzare, quindi siamo tutti tranquilli che sarà una bellissima manifestazione. Presidente, una bellissima giornata di sport, il suo cappello è del colore del cielo, oggi un azzurro incredibile, sembra quasi un campionato regionale più che provinciale. Sì, temperature bellissime, tempo che siamo stati molto fortunati. Diciamo che oggi è una bella giornata per ricordare il nostro presidente onorario che purtroppo ci ha lasciato, Valentino Negroni, che è stato per noi, diciamo, un maestro e un grande nonno, perché ci ha seguito fin da piccolini e ci ha fatto crescere tutti quelli che oggi stiamo, diciamo, lavorando per lo ciclocromo. Tanti tanti ragazzi, questo è l'obiettivo principale. Ma sono veramente soddisfatto per i numeri, perché quando ho visto l'elenco degli iscritti che superava i 200 mi sono un po' meravigliato. Quest'anno è un anno strano col discorso Covid, tanti ragazzi non riescono ad allenarsi e quindi i numeri stanno un pochino, diciamo, soffrendo. Quest'oggi invece ci ha dato torto su questo ragionamento, perché i ragazzi sono tanti e speriamo di continuare così. Una pista impeccabile. Quest'anno abbiamo la fortuna della neve, a battere non ci sono più i problemi degli scorsi anni, perché l'unico problema è dove passare a battere, basta seguire il tracciato. Gli anni scorsi dovevamo spalare, tribulare, quando nevica tutto è più facile. Come stanno andando i suoi ragazzi oggi? Ma oggi vedo, stavamo proprio parlando adesso anche con i giudici, dei ragazzi che vanno veramente forte, ragazzi e ragazze, perché abbiamo visto anche due o tre ragazze che hanno veramente i numeri. Speriamo che questi ragazzi di vederli anche ai campionati regionali e italiani a Schilpario nei prossimi weekend, che si distinguono, diciamo, a livello nazionale. Le nostre campionesse di casa, partiamo da chi è fuori casa stavolta, poi arriviamo da te. Cassandra, com'è andata oggi? Bene, dai, è andata abbastanza bene, anche se il percorso era bello tosto, e sono contenta di come mi sono posizionata e soprattutto anche le sensazioni. Denise, hai difeso la grande i colori del gromo. Sì, oggi sono felicissima di aver ottenuto questa posizione proprio nella gara di casa mia, e quindi è una soddisfazione ancora più grande. E comunque questa gara è stata combattuta fin dall'inizio, quindi riuscire a ottenere anche un secondo posto è stato bellissimo. Una stagione un po' particolare, com'è andata? Ma è andata abbastanza bene, siamo riusciti a fare quasi tutte le gare che erano in programma, soprattutto quelle di Coppa Italia, e quindi direi che è andata bene, visto anche la situazione. A fine stagione ci saranno gli italiani, siete pronte? Sì, dai, più che altro una gara così lontano è, diciamo, un po' difficile riuscire a rimanere in forma, ma comunque magari con delle gare provinciali o regionali riusciremo a mantenere la forma fino a fine stagione. Alle mie spalle la bellissima pista Paoletta Magoni al Monte Pulito, dove in settimana si sono svolte le selezioni del trofeo Pinocchio. Vediamocela per noi, Diego, andiamo a vedere com'è andata questa selezione. Angelo, 39 edizioni, manca uno per festeggiare i 40, ma sicuramente questo rappresenta che anche il Covid non vi ferma. Sì, è la 39esima edizione, e neanche farla apposta, è la 39esima edizione, e il prossimo anno sarà la 40esima per il Pinocchio, ma la 40esima anche per la minimarcia, quindi vanno a pari passo.
quindi vuol dire da quanti anni, ho cominciato dalla prima edizione, quindi da quanti anni che sono sulla breccia, quindi sul marciapiede, come si suol dire. Detto questo, sicuramente siamo felicissimi di questa 39ª edizione, di cui ha dato la possibilità di fare, non so, da tantissimi anni, non si faceva da due giorni, cioè ieri ragazzi allievi e oggi cucciole baby. Grazie al fatto che abbiamo potuto fare due manche del gigante, in modo da poter fare una cosa regolare quando riguarda la lunghezza. Quindi diciamo, siamo un'altra cosa di cui andiamo orgogliosi come Sci Club: primo, che abbiamo dimostrato una grande caparbietà e una gran voglia di fare. La Selvino Sport, insieme con lo Sci Selvino, si erano già preparati per ospitare naturalmente i nostri turisti a sciare. Non, questo non è avvenuto, non certo per colpa nostra, però comunque noi siamo qua, stiamo dando spazio e stiamo dando la possibilità agli Sci Club di allenarsi e di fare anche le gare. Quindi questo è un grande risultato e questo lo dobbiamo alla Selvino Sport e allo Sci Club Selvino. Noi, come ripeto, siamo uno dei quattro Sci Club in tutta Italia che da 39 anni organizziamo il Pinocchio sugli sci. Ecco, è bravissimo, una fase regionale dove comunque tantissimi sono i Sci Club che vengono. Sì, tantissimi da fuori, dovuto quest'anno, però purtroppo sono venute a mancare un po' di cucciole ai baby perché c'erano le scuole, di conseguenza è dovuto spostare un giorno. Però abbiamo avuto ancora tra ieri e oggi più di 300, quasi 400 iscritti, quindi direi che siamo, di solito arrivavamo negli anni belli anche a 600-700. Un grande lavoro da parte dello Sci Club Selvino e della Selvino Sport, una pista magnifica. Beh, direi che detto da noi, ma detto tutti gli addetti ai lavori, veramente è sceso l'ultimo 10 minuti fa ed era una pista bellissima, ancora un biliardo. Di conseguenza questo, ribadisco di nuovo, dimostra la grande volontà, la grande professionalità, la grande esperienza di chi gestisce questo bellissimo anfiteatro e la pista del Pulito. E ricordiamo i nostri ospiti, sono stati qua ieri Paola Magoni, stamattina Lara Magoni. Altra cosa, se mi permette di ricordare, due cose importanti. Qui abbiamo alla nostra sinistra la foto dell'immagine di Sarajevo, dove c'era Paoletta Magoni che ha vinto la medaglia olimpica assieme al consigliere federale Bordogna, Ernesto Bordogna, al Tony Morandi, grande allenatore, e al sottoscritto. Eravamo a Sarajevo a festeggiare la prima medaglia olimpica delle donne. Quindi oggi è il 17 febbraio, quindi lo ricordiamo. Era qua ieri, oggi non poteva esserci. L'altra cosa, ricordiamo questa persona, questa eccezionale persona, dovevamo già ricordarla lo scorso anno, ma purtroppo il coronavirus non ce l'ha permesso. E quest'anno, grazie, siamo riusciti a ricordarlo. È una grande persona, è veramente un grande uomo, uno che ha dato molto senza voler pretendere nulla allo sci provinciale, regionale e nazionale. Angelo, ma quando ti fermerai? Perché 40 anni fa hai deciso di fare tutto in un botto, per me non ti fermerai mai? Ma mi fermerò nel momento in cui forse non riuscirò più a muovermi, presumo questo. Però intanto c'è ancora tanto entusiasmo, tanta voglia. Ho alle spalle dei validi collaboratori, delle persone validissime, in primis Ghilardi Marco, che veramente è il presidente, che oggi veramente fa tutto quello che è la parte, da sempre, la parte organizzativa, invece io curo la parte promozionale e dell'immagine, la comunicazione e quant'altro. Quindi direi che fin quando riesco, ben volentieri per il mio paese, come ho sempre fatto, come farò tutte le altre cose in altre manifestazioni a livello provinciale, eccetera, eccetera. Bergamo sugli sci finisce qui, ci vediamo la prossima settimana, saremo a Schilpario per i campionati regionali di fondo e al Monte Pora per il Super G Children.